Ciak si gira. Ciakalli si gira. Ciakalli. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiora e oggi parliamo di musica. Musica, maestro! Con questa! Si tratta di un moto mod di quelli da abbinare al Moto Z o Moto Z Play e si chiama JBL Sound Boost. Che cosa serve? Semplicemente una cassa che si abbina velocissimamente allo smartphone e aumenta l'intensità e il volume dell'audio riprodotto dallo smartphone. E come avrete capito è sviluppata in collaborazione con JBL. I due speaker sono da 3 watt l'uno per un totale di 6. Brava, era grazie. Difficilissimo. Mi vedete o non mi vedete? Madonna. E poi dotato di una batteria interna da 1000 mAh. L'ho sporcato di trucco. Di una batteria da 1000 mAh. Non funge da smart bank, ciao. Non funge purtroppo da power bank, ma ha una funzione che comunque ci è piaciuta perché non consuma minimamente la batteria dello smartphone, garantendo 10 ore di riproduzione, quindi senza intaccare la sua batteria originale. Una cosa fighissima è che non va abbinata in Bluetooth o chissà che cosa, semplicemente con la funzione magnetica attaccate e riproducete direttamente la vostra musica preferita. Noi qui abbiamo lo Spotify di Erika, vediamo che bella musica che possiede Codella, Codesta. Sadness, facciamo con la Sadness. Questa è la musica che ascolta Erika quando è triste. Che non riesce a fare la cacca in bagno, allora mette questa musica per rallegrarsi. Allora, iniziamo prima di tutto a far partire la sadness, la facciamo partire subito così. Quindi, questo è l'audio dello smartphone. Come avete quindi potuto sentire, l'audio è nettamente più elevato e più profondo, ovviamente, rispetto allo smartphone. Questo mod ha anche un piccolo stand di color arancione de vero che serve per poterlo rimanere in questa posizione. Quindi se state guardando dei video tipo su YouTube o qualsiasi altra cosa, potete appoggiarlo su un piano su una superficie piana. Sì. In questo modo e avere un audio molto molto avvolgente. Altra funzione di questo mod JBL Sound Boost è il supporto per il viva voce, quindi se qualcuno vi sta chiamando voi rispondete con grande gioia e tutti si fanno i cavoli vostri perché voi starete ascoltando da qui, però comunque non avete necessità di staccare il mod se qualcuno vi sta chiamando in riproduzione mentre vi riproducete, se qualcuno non vi chiama, non è quello il senso. Comunque peggio se ti chiama qualcuno che è in riproduzione, non mentre sei tu in riproduzione. Ok. Il costo di questo JBL Sound Boost è di 99 euro circa, che ovviamente va addizionato, ti piace questo termine, sì. Addizionato al costo ovviamente dello smartphone, perché da solo non ve ne fate una cippa lippa di niente. L'ultima cosa che mi sono dimenticata di farvi vedere è la posizione della ricarica, che è comodissima. Questa è internamente posizionata ed è anche questo un Type-C, quindi non potete ricaricarli mentre ricaricate tutto insieme, ma dovete farlo separatamente. Comprano un altro cavo. Oppure comprate un altro cavo, insomma. Pro e contro di questo JBL Sound Boost, insomma, è comodo se vi piace ascoltare la musica o soprattutto una cosa che a me personalmente dà fastidio quando guardo i video su YouTube e non sento assolutamente niente. Quindi questa è un'opzione molto carina, che ne so, se siete in vacanza, vi state a truccare e vi state ad annoiare, con questo potete, diciamo così, non annoiarvi più. O comunque, che ne so, se i figli stanno guardando qualcosa su YouTube e bla bla bla. Non è potentissimo, insomma, quindi non è che fate il party in tutta casa, non si può collegare con altri dispositivi del genere, quindi è un ottimo mod, come anche lo era il mod quello di Hasselblad. Comunque Motorola, Lenovo hanno fatto un ottimo lavoro con questi mod che si possono soprattutto accoppiare insieme
senza necessità di Bluetooth, quindi l'immediatezza di questi prodotti è assolutamente lodevole. Questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi domanda su questo JBL Sound Boost, chiedete a Erika, che lei è contentissima di rispondere alle vostre domande. Iscrivetevi al canale, tanti like, tanti commenti, non so se l'ho già detto. In ogni caso, andate a vedere degli altri video che trovate sul nostro canale, perché sono tutti divertentissimi, se lo diciamo noi è sicuramente vero. Li potete trovare qui alla mia, non ho ancora capito se è alla mia destra o alla mia sinistra, alla vostra destra, ecco, fatto. Questi sono i nostri consigli, tanti baci e tanti abbracci a tutti. Ciao!